Ragazzi, guardate che setup che abbiamo preparato. Siamo da R.com e siamo qui chiaramente con il nostro Rip Kick Bike Show. Sono le 6:30 di sera di martedì e domani mattina alle 9:00 devo essere a Innsbruck per le prime prove del Crankworx. Quest'anno siamo belli impiccati coi tempi. Ah ragazzi, questo video è in collaborazione con Fiscozen, un servizio fighissimo che vi spiegherò più avanti nel video. Adesso ci gasiamo uno show veloce e diretti a Innsbruck perché arriveremo tardissimo. Buns up, killing the mic just like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker. I'm not about to damn. Raga, abbiamo finito. Guardate. All'alba delle 21:20 ci dirigiamo a Innsbruck. Speriamo che piova domani. Mi posso svegliare più tardi. Beh, c'è Radio Smithing. Radio Smithing, un applausone. Applausone. Facciamo un course check rapido perché hanno cambiato qualcosina. Vediamo le modifiche e vediamo se riusciamo a girare. La forma del course è rimasta bene o male la stessa, però hanno fatto delle modifiche perché quest'anno hanno nominato come costruttore e reshaper dei salti Clemens Caudela. Per chi non lo conoscesse, Clemens è un rider di freeride, ha partecipato anche a Rampage, è veramente esperto di costruzione di salti giganteschi. Infatti la cosa bella rispetto agli altri anni è che hanno messo veramente una persona che è esperta nel riding, capace di costruire, capace di usare lo scavatore. E infatti a occhio le modifiche che hanno fatto sembrano molto funzionali. Il primo drop rimane molto simile, non è gigantesco, ma bisogna cercare di atterrare come al solito velocissimi per il primo salto, dove c'è la prima modifica. Hanno aggiunto anche una piccola particolarità per questo primo drop: è completamente pieno zeppo, raga, di lumache. Da qui si capisce veramente bene la grandezza di questo primo kick, soprattutto rispetto a quanto è grossa la bici che è esattamente di fianco. L'hanno sicuramente ristretto perché era molto più largo il kick, non serviva, eh. Non riesco a capire se è un po' più corto il salto, dovrò provarlo per capire. Landing del primo e curva sono rimasti praticamente invariati e poi si arriva sul salto più pauroso del course, che è lo step down che c'è alle mie spalle, che ormai non è più neanche uno step down, siccome hanno alzato atterraggio, è leggermente in step down ma rimane quasi un salto normale con la rampa un po' bassa. Atterrati dallo step down si passa alle due hip, la prima verso sinistra e poi quella di destra. Quest'anno l'atterraggio della prima hip di sinistra mi sembra che sia stato molto tagliato e la terra sia stata riportata nella parte esterna di destra per rendere l'atterraggio più inclinato in modo tale che ti tiene dentro. Un dettaglio che hanno cambiato quest'anno e che apprezzo un sacco e che fa capire l'esperienza appunto di Clemens Caudela quando costruisce i salti: il pianetto sopra, che di solito si costruisce piano, se notate non è in piano ma è in discesa, così anche se atterri corto non arrivi dal cielo su un piano ma arrivi comunque su una parte inclinata, che dovrebbe evitarti l'esplosione totale. L'onda non è stata cambiata per niente dall'inizio, dal primissimo Crankworx, anche perché cambiarla sarebbe veramente una sbatta alla madonna e dispendioso. Oh, guarda che se cadi ti fai male poi non ti pago, eh. Ricky da un annetto a questa parte sta lavorando con me e sta filmando e aiutandomi con l'editing nei video. Quindi chiaramente in Italia, quando ti metti a lavorare in autonomia, cosa devi fare? Aprire partita IVA e metterti in regola per la tua posizione fiscale. Quindi da quale commercialista andare? Come si fa a fare la dichiarazione dei redditi? Ricky quindi, su mio suggerimento, ha deciso di affidarsi a Fiscozen. Fate attenzione perché se state per iniziare a lavorare oppure lavorate già da autonomi, loro offrono un servizio veramente fighissimo. Fiscozen è un servizio online che ti offre un commercialista dedicato e una dashboard per gestire la tua partita IVA online. Commercialista dedicato e specializzato proprio nella tua professione, che non cambierà mai durante tutta la durata dell'abbonamento. In poche parole, sarete seguiti sempre dalla stessa persona. Una chat all'interno dell'app con un team di consulenti sempre disponibili a rispondere a tutti i vostri dubbi immediati. E poi la funzione più figa di tutte, secondo me, il calcolo delle tasse in tempo reale. Voi non sapete quante volte mi sono trovato delle spiacevoli sorprese nel momento in cui dovevo pagare le tasse. Spesso con il commercialista classico non vi dicono niente durante l'anno, poi a un certo punto dell'anno, quando ci sono da pagare le tasse, vi mandano la mail con l'importo delle tasse da pagare e voi ci rimanete così. Il calcolatore di tasse in tempo reale di Fiscozen credo che sia veramente una soluzione semplice ma geniale per risolvere questo problema. Sulla piattaforma digitale
portale di Fisco Zenpoi puoi emettere chiaramente fatture elettroniche in pochi click e farai la dichiarazione dei redditi insieme al tuo commercialista dedicato, appunto. A mio parere il servizio che offrono, ragazzi, è veramente una bomba, non solo per il prezzo e per la gestione che propongono, ma anche perché per il primo anno di abbonamento avete 50 euro di sconto e soprattutto, se siete interessati a vedere come funziona il servizio, potete prenotare una consulenza totalmente gratuita e senza impegno, tutto questo solo dal link che trovate in descrizione. Ah, questo è l'ultimo kick, però c'è una sfida leggendaria che devono fare tutti quelli che vengono la prima volta, che mettono piedi sul course, passare sopra quello. Sono Bear Grylls. Posso darti almeno la fotocamera? Certo che puoi dare. È tutto anche bagnato. Lo zaino. Io toccherei se tiene prima. Io non tiene un cazzo. Metti un bel piede sopra. Fai un balzo e vai di là. Dai, guarda, guarda. Preciso, guarda. Che eroe, guarda. Ragazzi, questo era il course di Innsbruck del 2024. Quest'anno è l'ultimo anno che vedremo il Crane Course di Innsbruck. Infatti il contratto che aveva Crane Course con Innsbruck scade proprio quest'anno. See you, babà. Primo drop chiuso. Si può provare solo da lì. Però iniziamo a farci qualche giro, così ci abituiamo. Pretty good shot out almost through the ok. Oh. È lentissimo. Oh mio dio, ma che merda è lì sotto? Motocross qua. Scheming and lying, they selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with. Abbastanza merdosa la situa. Ok, abbiamo preso un attimo di feeling. Vediamo di fare le prove domani, che magari il corso è messo un pelino meglio. Speriamo che lo mettano a posto. Giorno 2, ragazzi, come vedete è uscito il sole, siamo già pronti per girare, tra poco iniziano le prove. In realtà davano temporale, ma invece vedete che c'è un bel solino, sta anche scaldando l'ambientino. Si prospettano delle belle prove, perché secondo me adesso inizia veramente ad asciugarsi il corso e iniziamo a girare seriamente. Dai cazzo! Vaffanculo. Ragazzi, finalmente il 7 cork sullo step down è stato veramente il mio primo trick peso difficile da quando mi sono fatto male. Né a Rotorua né a Cairns avevo ancora provato robe particolarmente rischiose. Questa è la prima cosa che veramente mi toglie un po' di pressione dalle spalle. Il braccio non vi ho più aggiornato di niente. In realtà, ragazzi, come vi ho spiegato a Cairns, ho veramente lesionato un nervo. Ho fatto anche un'elettromiografia settimana scorsa. Non è completamente tagliato, ma è lesionato. Questo nervo lesionato non fa attivare il bicipite e mi hanno detto che ci metterò mesi a recuperare il muscolo. Quindi per adesso mi devo accontentare della forza che ho e del braccio che ho. Se voglio fare contest quest'anno, devo farlo così. Oh. Oh. Fa male a fare. Oh.
che male. Figa, che palle, mi fa male a far flip drop questo cazzo di gomito. Dio caro, che male. Flip drop non è proprio il massimo, eh. Mi ha tolto totalmente la forza quando l'ho fatto adesso. Che merda. Comunque cazzo, flip drop ancora il gomito. Secondo te? Cioè, non so, sono indeciso. Yeah, yeah. Just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When this war, I'll be leading the charge. And I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, can find my way to you with my eyes closed. Yeah. Che rischio. Dopo un po' di prove, un po' così, nel senso a metà prove, mi è proprio scesa la voglia di fare i trick. Ero un po' un attimo seduto, proprio di mente intendo. Sono stato lì un attimo, ho pensato. E alla fine dai, siamo riusciti a fare proprio i trick che avevo in mente. Soprattutto il casual sulla seconda hip e il double fin in fondo. Che nella mia testa volevo semplicemente dire: dai, li faccio semplicemente domani in run direttamente, non li faccio oggi così non rischio. Invece esserseli tolti adesso mi ha dato un boost di confidenza sicuramente. Per oggi basta prove, tanto abbiamo già girato questa settimana. Speriamo che non faccia nessuna pioggia, così il corso rimane così, o anzi diventa ancora più veloce, che è solo meglio. Ci stiamo riprendendo, dai, pian piano. Allora ragazzi, oggi giorno delle finali. Ah no. Perché non ci sono le finali oggi? Perché per l'unica volta che noi eravamo praticamente tutti pronti ed eravamo gasati per fare sto cavolo di contest, ieri, finito le prove, stavo prendendo lo zaino per andare e tornare qui in hotel, passa via l'organizzatore Darren e mi fa: il contest è domenica. Come il contest è domenica? Eh sì, perché arriva una tempesta domani. Boh, io in teoria fino alle 2 avevo visto che era bello. Vabbè, comunque oggi ulteriore giorno di prove. Aspettiamo domani e speriamo che non si ribagni troppo il corso, perché finalmente stava iniziando a diventare decente. Se si rinfanga le velocità cambiano di nuovo ed è di nuovo una stronzata. Ma che sole che c'è oggi. Ha piovuto fino a 10 minuti fa. Dicono che le prove sono comunque dalle 8. Ci crediamo? Assolutamente no. Ok ragazzi, ci siamo. Oh, due run, o almeno fare una run per me, portarmela a casa e vaffanculo. Raga, ci siamo. Prendiamoci sta cazzo di vincita, porca puttana. Ho sbagliato, ho spinto troppo lì in rampa.
lo so. I'm honest, it's insane that you even dropped in, like, from the crashes you had before, insane. Purtroppo, ragazzi, allora, la caduta che ho fatto nella prima run, mi sono fatto un attimo male alla caviglia. In questo momento, purtroppo, cioè la mia testa mi dice no. Questa caduta, raga, cioè vi dico, sono salito, ero molto in ansia prima della run, però sono salito comunque dicendo vado, la faccio e me la porto a casa. Questa caduta mi ha tirato proprio uno schiaffo a livello mentale e mi ha proprio tolto tutta la confidenza che avevo acquisito in questi giorni di prove. E purtroppo, arrivando da una serie di infortuni così impegnativi e grossi, ho deciso no, che non... la mia testa mi dice no. No, non è ancora il momento di spingere, non è ancora il momento di portare il tuo corpo al limite, non sono in condizione di farlo, cioè non sono così motivato a dire mi porto a casa la run. Purtroppo credo che sia proprio una condizione mentale data da tutti gli infortuni che ho subito nell'ultimo periodo, perché non mi è mai successa, di solito arrivavo su e dicevo devo fare la run. Mi dispiace per tutte le persone che vengono e mi supportano e credono in quello che faccio, però principalmente dopo l'infortunio mi sono detto devo ascoltare me stesso e devo fare solo quello che voglio fare. C'è qualcosa di positivo? Assolutamente sì. Rispetto a Cairns, raga, ho fatto un salto in 2 settimane. Sono passato dal praticamente saltare dritto e fare backflip a comunque rifare tutti i miei trick più difficili in prova. Quindi quello lo prendo assolutamente come una nota positiva. Pensavo di essere pronto a fare il contest, ma veramente ho sofferto poco prima della run di tantissima ansia. Una cosa che... sono sempre stato ansioso, ma non così tanto. Questa cosa mi ha fatto sbagliare il trick che dovevo fare sul salto. Purtroppo, ragazzi, questo Crankworx di Innsbruck 2024 e anche l'ultimissimo Crankworx di Innsbruck finisce qua. Come vi ho sempre detto, il nostro sport è 90% testa e questo ve lo dimostra. E non sarebbe troppo bello farvi vedere solo le cose positive. In questo momento la mia mente non funziona ancora bene dopo l'infortunio dell'anno scorso. Ho un mese per lavorare su questo aspetto prima del Joyride e, come ben sapete, il mio unico obiettivo fin dall'anno scorso era riprendermi la rivincita al Joyride. Sappiate che veramente io ci metto il 100% di me stesso per arrivare a questi eventi preparato. Avrei voluto assolutamente chiudere questo video con una nota positiva, con il mio comeback al Crankworx. Ho fatto il 98% tutto giusto durante la settimana, mi mancava il 2% per la finale, ma è anche la parte più difficile. Ragazzi, ci vediamo a un prossimo video del Crankworx al Joyride. Vi ricordo che in descrizione comunque c'è il link di Fiscozen, dategli un occhio anche semplicemente per supportare il canale. Non molliamo noi.